Bene, allora benvenuti e benvenuti a tutti a questo secondo incontro del corso di Ecumenismo Interculturale, un corso online proposto in sintonia con la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Con grazie ancora della vostra partecipazione, sempre molto numerosa e anche calorosa, visto i riscontri che abbiamo avuto sia dell'ultimo incontro come anche degli anni passati per questo genere di iniziative. Ecco, stasera noi entriamo rispetto all'incontro della volta scorsa, che era più di carattere introduttivo. Stasera noi entriamo in merito all'ecumenismo interculturale, affrontando un'area culturale e religiosa che è quella africana, quella dell'Africa. E il titolo che abbiamo dato a questo incontro è Per adorare Dio con mente, corpo e spirito, l'ecumenismo in Africa. E abbiamo appunto pensato di invitare il professor Antoine de Padoue, PODA, dell'Università Urbaniana di Roma, e poi di interagire in questo nostro incontro secondo una metodologia, un metodo che abbiamo pensato idoneo per questa serie di incontri con uno studente, un dottorando in questo caso, che fa da discussant, diciamo, e poi la testimonianza di una studentessa della Facoltà Valdese, che poi, insomma, avrò modo di presentare in seconda battuta. Però innanzitutto, ecco, io presento a voi il professor PODA, Antoine de Padoue, dell'Università Urbaniana di Roma, come dicevo. Questo sacerdote nato in Costa d'Avorio, ma ordinato poi sacerdote per la diocesi di Gaoua in Burkina Faso. Ecco, ha conseguito un master in risoluzione di conflitti all'Università Personale Formazione Qualificata di Siviglia e un dottorato in missiologia alla Pontificia Università Urbaniana. È professore consociato di teologia sistematica della missione presso la facoltà di missiologia della Pontificia Università appunto Urbaniana, dove insegna. Tra le sue pubblicazioni sono due testi in francese, uno del 2018 e del 2022. Leggo il titolo, lo traduco in italiano: Il dono della missione e la missione del dono, saggio su un paradigma missionario della Chiesa Famiglia di Dio in Burkina Faso. E l'altro volume del 2022, I cantieri della missione in Africa francofona oggi, questo del 2022. Ecco, meno due pubblicazioni che ci dicono anche l'ambito di ricerca del professore. E io direi di passare subito la parola al professore Antoine de Padoue, PODA, per il suo intervento. Ecco, ricordo a tutti di chiudere i microfoni per non interferire sulla lezione del professore. Ecco, professore, un 40 minuti, insomma, di esposizione, ecco, del suo intervento, e poi daremo parola al discussante per iniziare il dibattito e alla testimonianza di Stella Badu. Prego. Buonasera a tutti e anzitutto grazie al preside per l'invito e anche la presentazione. Sono molto lieto di poter condividere con voi qualche riflessione su l'ecumenismo interculturale in Africa. Allora, il tema a me proposto è per adorare Dio con mente, corpo e spirito, l'ecumenismo in Africa. Allora, direi che l'ecumenismo interculturale in Africa conosce una evoluzione positiva, nel senso che si vede e si percepisce di più man mano che gli anni passano, la necessità di entrare in dialogo, di conversa, cioè di interloquire e di poter anche scambiare idee su ecco, la cultura e il vivere insieme. Quindi è un
una nota molto positiva. Tuttavia, ci sono delle sfide che persistono, sicché l'equazione un po' di dialogo interculturale e ecumeniche stanno diventando molto complesse. Io affronterei il discorso a partire dalla chiave, prisma della conflittualità, per dare un po' avvio alla mia riflessione. Allora, direi, scusatemi, ecco, arrivo. Allora, direi quindi che ci sono varie sfide che rimangono ancora e che dobbiamo avere il coraggio di affrontare, perché vediamo, man mano che gli anni passano, una forma di strumentalizzazione delle culture, delle religioni a fini politici, economici e ideologici. La manipolazione anche della cultura, anche della religione per provocare guerre, fratricide e anche dei discorsi a volte ambigui sul ritorno oppure un ricorso anche alle fonti ancestrali e tradizionali, come lo sentiamo ad esempio da panafricanisti, però con atteggiamenti, di sincretismo e di relativismo. Allora, assistiamo anche a delle apostasie talvolta spettacolari, accompagnate da sentimenti anticlericali e antiecclesiali, direi anche anticattolici e così via. E questa situazione richiede che ci sediamo sotto ciò che chiediamo, chiamiamo alba palabra, l'albero palabrico, per affratellarci, per imparare, direi, a opporsi senza massacrarsi, perché viviamo la diversità, proprio perché condividiamo la stessa umanità, la stessa socialità, cioè il nostro dialogo ecumenico interculturale deve avere il coraggio di affrontare e di basarsi anche su certi valori, direi endogeni. Allora, vorrei a partire da questa introduzione riflettere su tre punti essenziali. Il primo punto farò, non è uno status questionis, però parlerò un po' dell'ecumenismo in Africa tra complessità, cioè difficoltà e speranze. Questo è il primo punto, quindi l'ecumenismo in Africa tra complessità, difficoltà e speranze. Il secondo punto affronterà l'antropologia africana o Homo con H maiuscola, proprio l'Homo come relazione. Ecco, l'antropologia africana o Homo come relazione. E il terzo punto, l'adorare Dio in Africa come un celebrare la vita con tutto l'essere. Ecco, quindi ecco i tre punti. L'ecumenismo in Africa tra complessità e speranze, primo punto. Il secondo, l'antropologia africana o l'uomo come relazioni. E poi l'adorare Dio in Africa come un celebrare la vita. Allora, l'ecumenismo in Africa tra complessità e speranze. La prima cosa, quando si parla di ecumenismo in Africa, soprattutto con l'ecumenismo compreso come una conversazione interculturale, io direi che bisogna mettere in risalto, prima di tutto, anzi, individuare gli interlocutori. In Africa c'è proprio una molteplicità di interlocutori. Sì, possiamo chiederci appunto di chi è composto l'ecumene africano?
Quindi c'è questi i membri di questa famiglia che entrano e che sono chiamati a entrare in conversazione. Io direi che sotto l'Arba Apalav sono presenti ciò che chiamiamo le regioni un po' rivelate, che purtroppo sono accusate oggi di essere fattori e vettori anche di guerre tra i popoli. Ecco, quindi sono le confessioni cristiane presenti lì in Africa. Poi c'è anche l'Islam e la religione tradizionale africana, oppure se preferite al plurale, le religioni tradizionali africane, che sono anche sotto questo Arba Apalav per la conversazione, per il colloquio. Mettiamo anche dentro, tra questi interlocutori, i nuovi movimenti ecclesiali, che chiamavamo un po' le sette, no? E oggi assistiamo a una proliferazione di queste chiese indipendenti in Africa. Allora, l'insieme di questi interlocutori sotto l'Arba Apalav, cioè, dimostrano che l'equazione ecumenica è complessa perché è fatta da concorrenze, da diffidenze e direi anche da proselitismo. Allora, il che fa nascere una situazione un po' di guerra, diciamo a volte fredda, ma anche violente perché ci sono a volte delle comunità che si affrontano. Allora, tra le cause, io metterò in evidenza prima di tutto una forma di razionalità strumentale, ossia una certa assiomatica del profitto che rovina un po', che mette in difficoltà questi incontri, questa conversazione, nel senso che c'è una frammentazione della Chiesa oppure delle difficoltà che sono direi marcate ancora da un certo rete del lucro e del lusso, diciamo da problemi economici. Ad esempio, si può notare in Africa che le religioni adoperano la realizzazione di certi progetti, delle opere di sviluppo umano per attirare nuovi adepti, nuovi membri, ecco, nella loro religione. Ecco, questo è un problema che non si può nascondere. C'è appunto il problema di fondo che è la problematica di ordine socio-culturale, direi morale e politico. Allora, tutte le confessioni religiose, sia cristiane oppure altrui, sono segnate ovviamente da varie tradizioni secolari, differenti patrimoni culturali, storici e identitari che a Amaradosso problematizza in questi termini e cito: ammessa la possibile diversità di culture e di sviluppo storico, può il prodotto di un particolare sviluppo storico e culturale essere imposto agli altri come norma? Come vanno intese l'identità e la tradizione apostolica in situazione di pluralismo storico e culturale? Fine citazione. Sul piano etico anche esistono delle consuetudini non condivise, tra la Chiesa Cattolica, ad esempio, e anche le altre confessioni cristiane. E non ne parliamo tra le confessioni cristiane proprio e anche altre culture come l'Islam e anche la religione tradizionale africana. E quindi è ovvio che l'ecumenismo, a partire da questi problemi, come rimedio alle divisioni, l'ecumenismo è ferito anche da tante dissonanze etiche e socioculturali.
ogni denominazione cristiana, ad esempio, ha la propria ottica culturale e la nostra testimonianza comune non può e non dovrebbe essere svuotata appunto da questi schemi culturali. E bisogna tenere conto perché ecco, fanno parte dell'identità dei popoli. Quindi notiamo anche altre numerose equazioni dottrinali che oppongono anche le culture e anche le religioni che sono presenti in Africa. Allora, questa breve analisi a partire dal prisma del conflitto, questa analisi della problematica ecumenica rivela un sottofondo proprio conflittuale con la questione del potere, autorità, avere interesse e soprattutto al centro i problemi culturali. Allora, per quanto riguarda noi cristiani, le confessioni cristiane direi, io mi pongo sempre la domanda come possiamo costruire ponti tra gli uomini mentre erigiamo muri culturali, dottrinali, economici che separano le varie confessioni cristiane, oppure se non siamo in grado all'interno anche delle confessioni cristiane di tollerare, anzi di accettare anche le differenze tra noi che professiamo l'unico nome di Cristo, ma come possiamo rispettare l'altro diverso da noi a livello della fede e della cultura e come proprio possiamo proporre l'ideale evangelico. Almeno queste sono delle questioni che le confessioni cristiane che entrano in un dialogo ecumenico possono anche porsi. Comunque, nel 1989, il gruppo di dialogo fra battisti del sud e cattolici negli USA sono giunti a questa affermazione. Quando nell'azione missionaria fa capolino la competizione e il conflitto, i nostri sforzi di condividere il Vangelo che proclamiamo e che sostiene la nostra vita possono diventare una pietra d'inciampo per coloro che non hanno ancora sentito parlare del Vangelo. E quindi l'ecumenismo nasce appunto per poter far prevalere l'unità sul conflitto, per citare un po' un capitolo di Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Per l'Africa, io penso che possiamo partire e ripartire insieme da valori culturali e religiosi condivisi e per poter garantire una certa coesione sociale, una certa convivenza un po' pacifica. Ovviamente l'Africa è un universo, è un continente, però è uno. Quindi un continente uno, ma allo stesso tempo è diverso. Ci sono varie diversità in Africa, sicché possiamo parlare anche delle Afriche. Ecco. Allora, però, tra l'unicità dell'Africa e la sua diversità, ci sono dei valori comuni, dei denominatori comuni proprio sia a livello culturale che religioso, che possiamo individuare per poter, a partire da questi valori, avviare una conversazione interculturale, un dialogo interculturale. E Zahn diceva questo, che la diversità dei gruppi etnici non dovrebbe essere un ostacolo a tale ricerca, cioè la ricerca un po' di questo vivere insieme. E dal momento che le variazioni nel campo religioso hanno meno a che fare con le idee stesse che con la loro espressione tramite elementi
dissimili legati alle occupazioni, alla flora e alla fauna di una certa area. Fine citazione. Allora, io propongo, almeno per saldare il discorso, di partire da due valori culturali condivisi, cioè il senso della famiglia, il monoteismo, la forza vitale e l'armonia vitale. Li riprendo uno a uno questi punti. Il senso della famiglia. Ormai l'Africa è riconosciuta, è famosa, ecco, nella sua devozione per la famiglia, l'oikos, una famiglia dunque che ha Dio come padre. Ecco, allora, sappiamo tutti che l'ecumenismo dunque ha questa radice, ecco, di oikos, che vuol dire proprio la famiglia, ecco, il luogo abitato. E quindi io mi sono posto la domanda: perché noi in Africa, che rispettiamo i valori ancora familiari, come mai non riusciamo a coltivare una certa convivenza, un vivere insieme proprio a partire da questo primo concetto? Secondo valore, il monoteismo. Ovviamente i primi missionari che hanno visitato l'Africa anche hanno creduto che la religione tradizionale africana oppure le religioni tradizionali africane fossero politeisti. Invece non era il caso. I vari nomi di Dio non rinviano a diverse divinità, ma indicano semplicemente diversi attributi e aspetti dell'essere umano. Quindi la religione tradizionale africana, ad esempio, è monoteista e l'essere supremo è assolutamente unico, è la fonte di tutta la vita esistente nell'universo e vive lontano dagli uomini, ma allo stesso tempo è vicino ad essi. Terzo punto, fermo proprio un valore culturale su cui possiamo appoggiarsi per avviare un discorso molto forte, è la forza vitale. Come idea fondamentale della cultura e della religione africana, i popoli africani legano l'intera realtà a tutti i livelli in termini di forza vitale, quindi conservazione, accrescimento, diminuzione, ristabilimento della forza vitale. E la relazione intercorrente fra il mondo visibile e il mondo invisibile è una relazione di flussi e di bloccaggi di energie vitali. Le energie vitali cosmiche fluiscono dall'essere supremo unico di cui abbiamo parlato, ovviamente attraverso spiriti e subalterni. Poi, l'ultimo punto, il denominatore comune, un valore su cui possiamo appoggiarci, è l'armonia vitale, che se volete è questa armonia un po' augurata da Papa Francesco, ecco, sull'ecologia integrale proprio. Quindi questa convivenza pacifica, reciproca, interdipendente tra l'ambiente e l'essere umano. Quindi io direi che si tratta di partire da questi valori endogeni africani della famiglia, del monoteismo, della vita, della forza vitale, dell'armonia, ecco, come punti fermi di dialogo ecumenico per rafforzare e agevolare, direi, la conversazione ecumenica. In altri termini, dunque, si tratta di appoggiarsi sull'unità culturale africana per, direi, seppellire le divisioni e promuovere un nuovo slancio ecumenico. Riconosciamo la diversità del continente africano, ribadisco, ma i valori religiosi africani, culturali e sociali enfatizzano le relazioni, l'ospitalità, la solidarietà, la convivialità e l'inclusione di tutte le idee religiose e la visione del mondo.
Ecco per quanto riguarda la prima parte che parla della complessità e della problematica ecumenica tra difficoltà e speranze. Adesso il secondo punto è come l'antropologia africana o l'uomo come relazione può contribuire a agevolare e a rafforzare il dialogo ecumenico interculturale. Vorrei partire appunto da due elementi molto importanti, tornare prima di tutto sul discorso della forza vitale, la vitalogia, e poi accennare il discorso sulla dinamica dell'Ubuntu, di cui avete sentito parlare dell'Ubuntu, ecco, che affronteremo e che vi spiegheremo un po' più in avanti. Allora, l'antropologia africana o l'uomo come relazione. Primo punto dunque, la vitalogia o la forza vitale proprio come una pietra angolare, ecco, del dialogo ecumenico interculturale. La vita è l'ambito in cui si esprime ogni mente umana. Infatti, nella visione africana del mondo, tutto nasce dalla vita e tutto permane nella vita. E la vita sorge come il fattore che unisce tutti gli esseri. Essa è questo principio vivificante che sigilla i rapporti tra i vivi e i morti, uniti tra loro verticalmente, ascendenti e discendenti, e orizzontalmente i legami di fraternità clanica e familiare. Dio, l'essere supremo, unico dunque, ne è la fonte ultima. Perciò, essa è il primo trascendentale nell'ordine dei valori e il massimo in quanto eterno, e la vita è sempre concepita nella sua unità espressa nel concetto di vitalogia africana. L'unione o la forza vitale dunque si definisce anzitutto come una relazione di essere e di vita che unisce tutti i membri di una stessa comunità. E in secondo luogo come una relazione ontica analoga che unisce tutti i suoi membri e tutto ciò che riguarda il mantenimento e la manutenzione della vita. Non si tratta affatto di una vita esclusivamente corporea o esclusivamente spirituale, ma di una vita totalmente umana. Si tratta, ecco, di vita dell'intero essere e dell'integrità e dell'integralità dell'essere. Allora, quindi è una relazione di essere e di vita di ciascuno con i suoi discendenti, la sua famiglia, i suoi fratelli e sorelle del clan, del gruppo etnico e così via. È questa la vitalogia proprio africana che mette al centro, ecco, la vita, questa forza vitale. Ecco. Allora, Benedetto XVI nell'Africe Munus numero 69 è tornato appunto a ribadire questa visione africana della vita in questi termini. E diceva, nella visione africana del mondo, la vita viene percepita come una realtà che ingloba e include gli antenati, i vivi e i bambini che devono nascere, e tutta la creazione ed ogni essere. Quelli che parlano e quelli che sono muti, quelli che pensano e quelli che non hanno alcun pensiero, l'universo visibile e invisibile viene considerato come uno spazio di vita degli uomini, ma anche come uno spazio di comunione dove le generazioni passate sono a fianco in maniera invisibile delle generazioni presenti, madre a loro volta delle generazioni future. Questa ampia apertura del cuore, lo spirito della tradizione africana predispone appunto gli africani
ad ascoltare e a ricevere il messaggio di Cristo e a comprendere il mistero della Chiesa per dare tutto il suo valore alla vita umana e alle condizioni per farla fiorire in pienezza. Ecco, questa importanza del flusso vitale, della forza vitale, dell'unione vitale proprio, che dovrebbe essere una forma di linfa, ecco, che alimenterebbe un po' il dialogo inter ecumenico, interculturale, perché è un valore condiviso da tutti i popoli africani. Secondo valore, si tratta dell'Ubuntu, quindi un dialogo ecumenico interculturale alla luce oppure nella dinamica dell'Ubuntu. Ubuntu è un umanesimo africano, cioè l'essere umano intrinsecamente è relazione. L'arcivescovo Desmond Tutu, autore dunque della Ubuntu Theology, scrive che Ubuntu significa la mia umanità è inestricabilmente legata alla tua. Ecco ciò che vuole dire proprio Ubuntu, tra l'altro, perché ne vedremo ancora altri significati che vengono a completare anche questa definizione profonda ma parziale. Più precisamente, Desmond Tutu definisce l'Ubuntu come segue. Nella nostra lingua africana, diciamo, una persona è tale solo attraverso le altre. Quindi non sono niente proprio senza le altre. E nessuno di noi viene al mondo completamente formato. Non possiamo pensare, camminare, parlare o comportarci come esseri umani se non impariamo da altri esseri umani. Quindi, se commento, ogni tanto, è un po' come se ognuno di noi fosse incompleto finché non rimanga in relazione con gli altri, finché non rimanga interdipendente proprio dell'altro. Abbiamo bisogno di altri esseri umani per essere umani. Io esisto perché esistono altre persone. E come sappiamo, la nostra umanità è inseparabile da quella degli altri. Un essere umano isolato e solitario è davvero una contraddizione in termini. La virtù dell'Ubuntu rende le persone resilienti, permette loro di sopravvivere e di emergere ancora umani da tutti gli sforzi disumanizzanti. E il filosofo senegalese Souleymane Bachir Diagne direbbe che Ubuntu vuol dire diventare umani insieme con l'altro e nella reciprocità. Ecco come lo definisce. E in quanto paradigma culturale, questo termine, questo concetto, questa filosofia, ecco, in lingua Zulu, ecco, vuol dire: io sono perché noi siamo, oppure io sono perché, no, senza l'altro non esisto, senza l'altro non sono nulla, insieme siamo uno. È un modello per raggiungere l'unità nella diversità, in cui valori umani come la generosità, l'ospitalità, l'amicizia, la compassione, la solidarietà, l'aiuto reciproco e la condivisione sono inseparabili. E appunto Joseph Kiserbo, lo storico del Burkina Faso, direbbe che Ubuntu è la solidarietà umana collettiva. L'io e il noi sono indissolubilmente legati e possono prosperare solo in uno scambio dialettico che garantisca la pace. E quindi, come essenza dell'essere umano, diciamo che questa filosofia, questa spiritualità, direi anche questa antropologia, perché è un umanesimo, dunque è un dono dell'Africa al mondo, un dono che abbraccia,
l'ospitalità, la capacità di superare se stessi per gli altri. Ecco perché crediamo che una persona esista solo attraverso gli altri, che la mia umanità sia inesorabilmente legata all'altro, alla vita di altre persone. Questo è il discorso dunque dell'Ubuntu, che definisce la persona umana come una rete di relazione che mette in risalto dunque non solo l'unicità della persona, ma anche la diversità e la necessità appunto di stare interdipendenti, collegati per poter arricchirci a vicenda. Il terzo punto, che è l'ultimo, l'adorare Dio in Africa come un celebrare la vita. Ecco, questo punto lo svilupperò, come l'avevo annunciato, in tre punti, in tre parti. Prima di tutto, ecco, oltre il profano e il sacro, la trascendenza e l'immanenza dell'essere supremo. Secondo punto, tutto l'essere, con le sue ramificazioni visibili e invisibili, entrano in gioco nella liturgia, nella preghiera. E terzo punto, per una preghiera autentica e olistica, il ruolo della musica, delle danze e dei canti. Questi sono i tre punti che svilupperò in questo ultimo capitolo della mia presentazione. Ampateba diceva che l'africano è incurabilmente un uomo religioso. L'africano incurabilmente un uomo religioso. È interessante saperlo, perché il discorso su la separazione tra il culto e il culturale, il profano e il sacro, ecco, in Africa facciamo fatica a entrare in questo discorso, il che non vuol dire che non sono due ambiti diversi, ma distinguerli non vuol dire proprio separarli. Allora, questa affermazione di Ampateba, l'africano incurabilmente homo religiosus, ci fa capire che anche se parliamo di culture, ecco, la religione anche c'entra. Quindi una religione in Africa è basata su una spiritualità che diventa cultura. Perché per la mentalità religiosa africana l'universo è ritenuto come invisibile e visibile, profano e sacro, inevitabilmente incatenato alla felicità e all'infelicità, al benessere e alle vessazioni umane. La difficile e impossibile dicotomia tra il culto e la cultura proprio è un dato di fatto. L'essenza della spiritualità africana consiste dunque nel sentimento che ha l'essere umano di considerarsi insieme come immagine, modello e parte integrante del mondo e nella vita ciclica del quale si sente profondamente e necessariamente dunque implicato. E il pensare africano si riferisce anzitutto al vissuto quotidiano, alla vita riflessa. E nel contesto nostro africano è nel vissuto quotidiano che si concepisce la realtà culturale e religiosa, sicché la dicotomia proprio tra il culturale e il cultuale proprio non funziona tanto. Infatti la religione africana è una religione culturale e la cultura è una cultura religiosa. Ed è per questo che è impossibile studiare il pensiero e la cultura africana isolati dalla religione. Geoffrey Parinde riporta appunto l'unità della religione africana a una particolare attitudine dell'uomo verso l'invisibile. E Louis Vincent Thomas direbbe questo, e cito: in Africa nera
senza essere tutto, la religione penetra tutto e il nero può definire come l'essere incurabilmente religioso. Riprende questa definizione dunque di Ampateba. Tradizionalmente, infatti, vive in stretta comunicazione con l'invisibile e il sacro, e concludono che anche se l'ancestrismo cede all'Islam e al cristianesimo, l'ateismo non ha alcuna chance di successo in Africa. Quindi, nella visione africana del mondo, la spiritualità è più un'attività che una qualità passiva. Più che uno stato d'essere, è un modo di comportarsi, o piuttosto di relazionarsi. Non dimentichiamo che l'africano proprio è una rete di relazioni, implica relazioni dinamiche tra poteri visibili e invisibili. Scrivendo dunque sul contributo di Magesa, un autore dunque alla spiritualità africana, Arabome afferma che Magesa, e cito, Magesa si rende conto che la realtà non inizia e non finisce con l'esperienza concreta e tangibile. Dietro e sotto l'esistenza e l'esperienza umana si nasconde un regno trascendentale che anima il comportamento, modella la percezione e orienta le persone verso un orizzonte di significato più ampio e più vasto. Ecco, in questa linea di pensiero è importante notare quindi che la spiritualità africana non è solo una concezione dunque astratta, ma piuttosto una realtà che comprende vari componenti dell'universo. Allora, quindi l'essere umano con le sue ramificazioni visibili e invisibili definisce proprio l'essere africano, non è l'individuo, ma una persona relazionale. Sicché l'antropologia africana va oltre questa dualità corpo-anima, perché i componenti della persona sono diversi. Ecco, e questi componenti si collegano, aiutano la persona umana a collegarsi con vari mondi in quanto relazione. Partendo dunque dalla complessità dell'essere umano, cioè diciamo che questa concezione africana è in sintonia con la Laudato Si', numero 66, dove Papa Francesco definisce anche la persona come un insieme di relazioni, di tre relazioni. Ecco, prima di tutto, relazione orizzontale con i pari, verticale con il soprannaturale e ambientale con il creato. E quindi per la cosmologia dei popoli africani indigeni la natura è un locus theologicus. Ecco, un locus theologicus. E Papa Francesco lo diceva all'inizio del Laudato Si' numero 2 che il nostro corpo è composto da elementi del pianeta, la sua aria che ci dà il respiro e la sua acqua che ci vivifica mentre ci ristora. Quindi vediamo un po' che noi siamo un po' in miniatura, ecco, abbiamo questi elementi dell'ecologia del creato che ci permettono proprio di collegarci alla natura visibile e anche al suo creatore. Ecco, l'essere umano che è un insieme di ramificazioni, di relazioni proprio visibili e invisibili. Mi sto avviando verso l'ultimo punto. Per una preghiera autentica e olistica, il ruolo della musica e delle danze. Allora, l'uomo, collegatissimo dunque all'ambiente, l'uomo come relazione proprio tra l'invisibile, il visibile, ecco, e questo uomo, capite, cioè, quando deve pregare, visto che è un uomo essenzialmente, incurabilmente religioso, allora prega con tutto il corpo e con
tutta questa rete di relazione di cui è costituita. Si spiega qua come mai durante le processioni, cioè le messe, le celebrazioni africane, cioè durante le celebrazioni ci sono balli, processioni, delle offerte, della parola e tanti canti e anche gridi di gioia. Allora, a questo proposito, Engelbert Wang direbbe, e cito, il vertice dell'espressione religiosa africana è situato nella musica e nella danza. Essa costituisce per eccellenza l'esercizio spirituale che purifica, esorcizza l'anima e il corpo per renderli docili dunque all'azione dello spirito. Non c'è esperienza spirituale in Africa senza una espressione artistica. E nella stessa ottica, Magesa riconosce il ruolo importante, ribadisce il ruolo importante della danza e del canto nella spiritualità africana e afferma, cito, la danza dunque è come questa espressione di congiunzione tra corpo e spirito, è il linguaggio particolarmente significativo della spiritualità africana. La danza e il canto sostituiscono la parola come espressione di gioia profonda, salute, potere, rabbia, persino pietà. E per questo motivo il canto e la danza sono considerati strumenti per esprimere i bisogni del popolo africano. E per quanto riguarda la preghiera in genere, Engelbert Wang osserva che la preghiera esprime spesso la solidarietà dell'uomo con l'umanità e il cosmo nella ricerca della salvezza. È anche importante dunque notare che, secondo Wang, la natura nella spiritualità africana è considerata un luogo di incontro tra l'uomo e Dio, e la preghiera o l'adorazione è la celebrazione della vita con mente, corpo e spirito, anima, cioè con tutto l'essere. Concludendo, io direi che a partire dunque da questi tre passi che mette in evidenza la complessità e le difficoltà, e mettendo anche in luce qualche speranza che può augurare un bel avvenire proprio del dialogo ecumenico interculturale, direi che possiamo, anzi, se vogliamo promuovere davvero un ecumenismo culturale autenticamente africano, partiamo da questa, dall'unione vitale e da questo ubuntu che è relazione. E direi che aggiungerei per finire qua il concetto di simbolo, che potrebbe essere anche molto interessante, ecco, per aprire il discorso non solo tra africani ma anche al mondo, perché come lo sapete il simbolo appunto mette in rilievo l'unicità e la diversità e ha nelle sue funzioni e proprietà questa facoltà di mediare e anche di mettere insieme due cose che possono sembrare opposte. Ecco, mi fermo qua e vi ringrazio per il vostro ascolto. Grazie professore, grazie davvero, soprattutto per la chiarezza e la sistematicità anche di un pensiero così complesso come quello africano, di cui abbiamo percepito, ecco, l'intreccio degli elementi, ma nello stesso tempo anche della bellezza, insomma, no? di quanto ricco sia questo continente. Ecco. E quindi grazie davvero, gli spunti sono davvero tanti. Ecco, il nostro incontro di stasera prevede anche la presenza di un discussant, cosiddetto, che è qui accanto a me. Adesso vi presento.
Ecco, vi presento qui accanto a me Don Chrétien de Gicam, che è un sacerdote vincenziano, quindi un religioso sacerdote vincenziano del Camerun. Ecco, Don Chrétien è dottorando dell'ISE, quindi del nostro istituto di Venezia, ecco, presso la Pontificia Università, scusate, Antonianum di Roma, di cui noi siamo parte costitutiva. Come istituto siamo dislocati a Venezia, ma siamo incorporati parte costitutiva della facoltà di teologia. E Chrétien, i suoi studi, la sua tesi dottorale tocca molti di questi punti sui quali appunto il professor Poda ci ha introdotto e ci ha illustrato. Io do la parola a Chrétien per una ambientazione, per una sua riflessione, una reazione, e poi per delle domande rivolte al professor Poda. Ecco che poi chiedo di rispondere. Prego. Desidero esprimere profonda gratitudine al professore Antoine de Padoue Poda per l'istruttiva lezione sull'umanesimo africano incentrato sul concetto di Ubuntu. Tale pensiero racchiude in sé l'essenza della visione africana del mondo, caratterizzata da concetti di interdipendenza, ospitalità, solidarietà, compassione, reciprocità e relazione. Sottolinea un principio fondamentale secondo il quale, come afferma Papa Francesco, tutto è collegato. Dopo il prezioso e ricco intervento del professore, desidero rilanciare un aspetto che è immerso da quanto abbiamo ascoltato e che ritorna anche nel titolo di questa lezione di ecumenismo interculturale di questa sera. Mi riferisco al tema della concezione del corpo nel pensiero africano. La dicotomia tra il corpo e l'animo, o il corpo e lo spirito, non fa parte del pensiero africano, perché di per sé non esiste una ragione pura indipendente dalla corporeità umana. La coscienza è figlia della lotta corporale per la sopravvivenza. Infatti, osservando attentamente l'Africa subsahariana e i segni dei tempi, ci troviamo a riflettere sull'importanza attribuita al corpo nella liturgia in Africa. È evidente che sia nelle chiese carismatiche oppure pentecostali di origine africana, sia nella liturgia della Chiesa cattolica nell'Africa nera, nonostante segua il rito romano, si riscontra una crescente presenza di elementi coereutici. Per un nero africano il corpo è da sempre uno strumento sacro attraverso il quale egli entra in relazione con la diversità e riesce anche a cercare un'armonia mondiale, l'armonia con Dio, come l'ha detto il professore. Anche la dimensione della musica, che porta immediatamente alla danza, con il coinvolgimento di tutto il corpo, è un invito a superare se stessi per andare incontro all'altro al fine di vivere una relazione armoniosa e ritmica. L'uomo africano è quindi radicato nella sua concezione musicale dell'universo, rendendo dinamico, aperto alla diversità e pronto a ballare con l'altro pur di accoglierlo nel proprio mondo. Forse sarebbe giusto nell'Africa subsahariana considerare la possibilità di pensare a un ecumenismo della danza. Infatti, la musica, pur essendo un'opera della mente che permette all'anima di salire, invita il corpo alla danza. Le confessioni cristiane potranno riunirsi più strettamente e sulla base della ricerca dell'armonia che la musica e la danza provocano, vivere l'armonia ecumenica per il bene dell'unità dei cristiani. Detto questo, vogliamo adesso porre delle domande al prof. Alla scuola di uno dei maestri del metodo decoloniale abbiamo imparato che
l'intelligibilità del mondo va ben oltre la conoscenza eurocentrica. Del resto, la diversità del mondo è infinita. Quindi, usando una ermeneutica diatopica, ovvero un approccio metodologico fondato sull'idea che tutte le culture sono incomplete e che i topoi di una data cultura, per quanto forti possano essere, sono incompleti come la cultura a cui appartengono, notiamo una forte persistenza mimetica nella mentalità di tanti africani. Al di là di tutte le considerazioni che abbiamo appena fatto, da una parte, prima domanda, pensiamo che l'africano sia davvero consapevole della ricchezza del suo essere e della sua cultura? Pensiamo che l'africano sia davvero consapevole della ricchezza del suo essere e della sua cultura? La seconda domanda, pensiamo che gli altri siano usciti dalla notte del pensiero secondo il quale l'africano è immerso nella mentalità prelogica? Non le sembra, professore, che alcune riflessioni degli africani siano ancora reattive e sono dirette verso una provincializzazione del cristianesimo in Occidente e una deprovincializzazione del cristianesimo in Africa? Un'altra domanda, che è nata proprio da quello che lei ha detto: è lecito per un cristiano africano definirsi in quanto animista? Che ne dice lei? Che ne dice lei del sincretismo? Perché quando ci mettiamo a fare delle ricerche sul cristianesimo in Africa, ogni tanto ci rendiamo conto che se ne parla molto. Possiamo trovare in Africa un cristiano cattolico o di un'altra confessione cristiana che non sia allo stesso tempo membro della religione tradizionale? Mi fermo qua per il momento e vi ringrazio. Grazie, Chrétien, delle tue molteplici domande e interrogativi. Ecco, io chiedo al professor Poda, ecco, di attendere un attimino prima di rispondere, perché vorrei adesso dar parola a Stella Badù, che è appunto l'altro nostro ospite. E Stella Badù è studentessa metodista della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, dove studia per diventare pastora. Ecco, è originaria del Ghana, anche se la sua vita l'ha vissuta poi in provincia di Verona, a Negrar. Ecco, lei appunto ci condivide la sua testimonianza di vita su questi temi, su questi argomenti. Ecco, Stella, a te la parola, un intervento di 7-8 minuti e poi diamo la parola al professore, che chiaramente potrà rispondere agli interrogativi di Chrétien e magari anche prendere spunto dalla testimonianza di Stella. Prego, a te la parola, Stella. Grazie mille per questa opportunità e ringrazio molto anche il professore che mi ha proposto questa attività. Allora, vorrei in questa sede parlarvi della mia esperienza personale. Io sono nata appunto nella provincia di Verona, a Negrar, però ho vissuto per un periodo in Ghana, 10 anni in Ghana. Poi sono ritornata in Italia e ho proseguito con i miei studi qui in Italia. In Ghana, posso dire che nella mia vita io ho vissuto due forme di ecumenismo diverse. In Ghana, il contesto in cui ho vissuto, posso definirlo, posso parlare più di un ecumenismo interconfessionale e interreligioso piuttosto che interculturale, cioè un dialogo più tra le diverse... Per favore, chiudete i microfoni. Chiudete i microfoni. Allora, chiedo a tutti i collegati di chiudere il microfono, perché ecco, Gabriella Cecchino che sta condividendo lo schermo. Per favore, non interferite. No, chiuda, signora Gabriella Cecchetto, chiuda la presentazione.
per favore. Fra Lorenzo, sarebbe importante anche chiudere, spegnere il microfono dell'istituto perché viene... Sì, certo. Lo chiudo, certamente. Signora Cecchetto, chiuda la presentazione, per favore, perché ci occupa lo schermo. Stella, procedi pure. Scusa l'interruzione. Grazie, nessun problema. Allora, come dicevo, in Ghana ho vissuto più un ecumenismo interconfessionale e interreligioso, perché tra le chiese, quelle definite storiche, ci si dialoga molto. Allora, dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista esecutivo nella nazione, c'è un consiglio di chiese cristiane formato da 29 chiese membri, che loro organizzano, si trovano per discutere anche di temi teologici, si vengono insieme per cercare di promuovere oppure anche di promuovere la pace all'interno del paese. E questo ecumenismo lo si vive non solo tra queste chiese membri, ma anche alla base, diciamo, alla base tra le chiese in cui, diciamo, nella città che ho vissuto io, nelle chiese, tra le persone, si vive un dialogo interdenominazionale fantastico, molto buono, dove mi ricordo anche che tra i giovani noi andavamo nelle altre chiese per celebrare culto, facevamo dei campi spirituali, delle retreats, come si osano definire, insieme, e si organizzavano anche attività sociali insieme con altre confessioni di fede, cioè con i fratelli musulmani o anche fratelli che loro si definivano tradizionalisti. Ritorno indietro, appunto, per descrivervi un pochino il clima, che com'era. A Pasquetta c'era Pasquetta era un appuntamento per ritrovarsi tutti quanti insieme per un momento di convivialità, dove tutte le chiese, noi ci trovavamo tra giovani per discutere, per fare dei dibattiti, ma anche per fare attività ludiche, per parlare della nostra fede. Quindi c'era molto dialogo tra le diverse chiese, tra le diverse confessioni. Quando sono arrivata in Italia, ho trovato un altro contesto, che è invece un contesto interculturale. Cioè, all'interno della comunità che frequentavo io c'erano fratelli del Ghana, che erano prevalentemente metodisti, e i fratelli italiani che sono valdesi e anche metodisti. E all'interno della nostra comunità si è creato un clima eccezionale, un clima molto buono di convivialità tra queste due componenti diverse. Però posso dire che ci sono stati anche momenti in cui tra due soggetti o tra due forme di espressione di fede diverse ci sono stati dei momenti in cui ci sono stati dei piccoli conflitti o piccole discussioni, soprattutto, come diceva prima il professore, sul modo di esprimere la nostra fede. Noi come africani, posso parlare nel mio contesto personale come ghanese, a noi piace muovere il nostro corpo, a noi piace essere molto espressivi, non solo con il canto, ma anche e soprattutto con il nostro corpo, quindi nella preghiera, nel canto, nella lode, ci piace muoverci, e muovendoci ci piace anche alzare, diciamo, utilizzare degli strumenti specifici che forse in un contesto più solenne può risultare un disturbo. Quindi questo, diciamo, la forma di espressione della fede è stato un conflitto che, grazie al Signore, oggi posso dire che si è superato un po', perché inizialmente c'era la liturgia o il culto in italiano, poi veniva fatto la liturgia o il culto in lingua C. Però ora posso dire che, forse grazie anche al Covid,
ci siamo uniti durante il periodo del Covid, in cui potevamo solo fare un unico culto, ci riunivamo e durante questo periodo abbiamo cominciato a inserire nella liturgia anche italiana anche momenti di lode, di canto, momenti durante la colletta, per esempio, lo facevamo nel modo ghanese con strumenti, la batteria, la chitarra, diciamo alzando il decibel che di solito a cui eravamo abituati. Quindi posso portare la mia esperienza dicendo che l'ambiente interculturale o l'ambiente interreligioso, parlando come africana, è un ambiente molto ricco. Siamo stati arricchiti sia la componente ghanese sia la componente italiana, siamo stati arricchiti molto da questo essere venire insieme. Appunto il progetto che promuove la Chiesa Valdese si chiama Essere Chiesa Insieme, cioè due soggetti diversi venire insieme per formare un unico corpo, l'unico corpo di Cristo, come il nostro Signore ci invita a fare, di essere un unico corpo con Lui a capo. Per cui questa è la mia breve testimonianza di quello che ho vissuto in Ghana in quanto un ecumenismo interreligioso e qui in Italia un ecumenismo interculturale che tuttora sta procedendo in maniera eccezionale. Grazie Stella, grazie per questa tua testimonianza e anche per il rispetto delle consegne dei tempi, davvero grazie, ecco, questo tuo intervento. Adesso io do la parola al professor Poda per rispondere, insomma, quanto possibile alle domande di Chrétien e magari una reazione anche rispetto a quanto abbiamo sentito da Stella. Dopo questo intervento del professore, se voi collegati da casa avete delle domande, vi chiedo di scriverle nella chat e poi io le leggerò per il professore. A lei la parola, professore. Ecco, scusate. Prego. Chrétien, grazie per il tuo intervento e ti chiederò di riprendere in altri termini la seconda domanda e nel frattempo inizio con una reazione a ciò che mia sorella Stella ha detto. Sorella, io sono del Burkina Faso e quindi siamo vicini, e quindi Ghana e Burkina, quindi ci capiamo, no? Ecco, allora, per quanto riguarda la danza, due o tre anni fa sono stato intervistato da una, non so come chiamarla, sarà una rivista, no? La Croix Africa, che mi chiedeva un po' di dare il mio parere su il ballo, le danze dunque durante le celebrazioni, perché è diventata una cosa polemica dove la gente diceva non bisogna ballare, altri bisogna ballare o tutto qua. Allora, io ho risposto alla fine dell'intervento a partire appunto dalla simbologia della danza, qua è anche una ricerca aperta, dalla simbologia della danza, ho risposto al giornalista che se Sant'Agostino dice, penso che sia lui, cioè cantare e pregare due volte, io penso che ballare lo fa di più. Ecco, senza essere contro la preghiera, cioè no, l'affermazione di Agostino, io penso che il ballo, che mette proprio tutto il corpo in relazione con l'ambiente proprio, ti fa pregare di più. E ho risposto dicendo, non si tratta appunto di esagerare un po' la chiesa come se fosse una discoteca, ma non si può neanche vietare all'africano di esprimere l'identità della sua spiritualità ballando. Quindi ho lanciato alla fine una sfida agli artisti di trovare dei balli che permettano appunto all'africano di poter anche esprimersi rispettando
il carattere sacro del ballo, ma allo stesso tempo ecco, l'indole un po' culturale e la simbologia del ballo. Però per me ballare durante proprio una cerimonia ecco, è una forma di preghiera se è proprio ben organizzata ecco, e messa proprio in ordine in modo da poter lodare Dio. La prima domanda di Chrétien, che è molto pertinente, no? Sarà l'africano a essere proprio consapevole della ricchezza del suo essere e della sua cultura? Bella domanda, apertissima. Ma io penso che ci stiamo rendendo conto, ci stiamo proprio risvegliando, ci stiamo accorgendo della ricchezza proprio del nostro essere e la nostra cultura, soprattutto in questo mondo di crisi antropologica. Crisi antropologica, non si sa più chi è la persona umana. E è proprio il discorso della pauperizzazione antropologica di cui parlava Engelbert Weng, no? La pauperizzazione antropologica, ecco, noi africani, ecco, quando ripercorriamo ecco, la nostra antropologia, ecco, ci rendiamo conto che abbiamo qualcosa da regalare anche al mondo. E direi che all'inizio, cioè, il contatto con l'Occidente non ci ha aiutato ad avere questa autostima. Mi ricordo quando ero più giovane a scuola, era vietatissimo parlare, ad esempio, la lingua madre. Non si poteva. Prendevi un castigo, oppure ti mettevano ciò che chiamano un simbolo, metti e così vai in giro, tu ti prendono in giro appunto perché boh, sarà il cranio di un cane o poi di un maiale e così tutti ti prendono in giro perché hai parlato la tua lingua madre. Sì che boh, è una cosa che ci ha fatto disprezzare anche la nostra lingua e il nostro modo di essere. Tra l'altro, questo è un metodo molto soft, non parlo di quelli che sono stati massacrati perché appunto hanno voluto questa espressione culturale. E allora, io personalmente ripeto che ci stiamo accorgendo che abbiamo proprio delle ricchezze a livello culturale e a livello antropologico da regalare e lo dico in modo molto soggettivo, che è da Roma, dall'Occidente, che ho imparato ad apprezzare ancora di più la mia cultura, senza ovviamente disprezzare la cultura occidentale. Ma è dall'Europa che ho imparato a conoscere e a avere una stima della mia cultura. Ecco, è ciò che posso dire per quanto riguarda la prima domanda. Forse salto nella terza domanda, Chrétien, oppure sei pronto per... Sì. Prego, prego, professore. E per quanto riguarda la terza domanda, sull'animismo, allora, a dire la verità, mi ricordo nel 2015 quando è stato pubblicato la Laudato Si di Papa Francesco, io ero in viaggio, andavo in Canada e ho letto questo cioè l'enciclica dunque sull'aereo e quando siamo atterrati, quando ho visto proprio dove ero, la bellezza della natura, con ciò che Papa Francesco diceva, allora, io mi sono chiesto se Papa Francesco non restabilisse proprio un po' una forma di animismo. Perché quando io posso chiamare l'albero, albero, fratello albero, oppure sorella luna, cioè una forma di parentela con il creato, e addirittura sapere che nel creato c'è Dio che parla, che mi parla, allora io lascio la domanda aperta, non risponderei, però io penso che l'africano ha capito che il creato è un locus theologicus, nel senso che Dio parla
nella natura attraverso il creato. E oggi ci siamo un po' in questa crisi climatica, un po' in questa crisi ecologica, è perché appunto l'uomo, la persona umana, non ascolta, ecco, la voce di Dio, oppure di Dio che grida attraverso la natura e continua a inquinare. È per quello che stiamo proprio male. Ma io direi che bisogna sapere che per quanto riguarda il sincretismo, a partire dall'etimologia, una etimologia molto positiva, io direi che c'è un sincretismo positivo e un sincretismo negativo. L'ho scritto in altri articoli che ho pubblicato, però io penso che non dobbiamo cercare, perché a esorcizzare un demonio del sincretismo che non esiste, perché appunto vediamo Satana un po' dappertutto, il diavolo dappertutto, e quando dobbiamo introdurre una pratica culturale, ecco, a volte diciamo no, questo è satanico, e senza appunto aver studiato bene. Io in un articolo che ho pubblicato intitolato L'interculturalità come lieu théologique et théologal de l'être chrétien, io ho affermato, ho citato la Commissione Teologica Internazionale, che diceva: ma da dove vengono certi nomi, ad esempio, cristiani? E parlava di Isidoro, ad esempio, che ha origine dal Isis, e parlava anche dai giorni proprio della settimana, che avevano un po' i nomi proprio di questi dei, per dire che il cristianesimo è stato un po' sincretista in qualche ambito, cioè sincretista non nel modo negativo, ma ha saputo fare dei prestiti anche nelle altre culture per poter anche arricchire l'espressione cristiana. E finirei forse proponendo il concetto di sincreticità che ha adoperato Panica, ecco, forse per sumare un po', ecco, la questione di quelli che hanno paura del sincretismo, forse possiamo anche adoperare questa sincreticità che ci permette anche di prendere a prestito proprio dei valori della nostra cultura per arricchire l'espressione proprio della fede, della nostra fede, senza cadere in un relativismo oppure un sincretismo. Ecco, la seconda domanda, per piacere, Cretien. Innanzitutto, professore, la ringrazio per queste risposte. E la seconda domanda era molto legata alla prima, la ripeto. Pensiamo che gli altri siano usciti dalla notte del pensiero, secondo il quale l'africano è immerso nella mentalità prelogica? Si riferisce forse a un pregiudizio prelogico? Sì, allora questo direi che ci sono ancora delle persone che ci credono, ecco, delle persone che credono che l'africano è più è più teso nell'espressione proprio dei sentimenti che proprio della riflessione, quindi le capacità cognitive che non sono messe in valore. Cioè, ne incontriamo, ma non voglio troppo entrare in certi esempi per non offendere, ma ho incontrato anche delle persone che ti pongono anche le domande. Ti chiedi se davvero queste persone non sono chiuse, anzi, in una certa ignoranza colpevole. Ecco, la chiusura in una ignoranza colpevole. Quelli che hanno avuto modo di spostarsi in Africa possono testimoniare che non siamo così messi male. Quelli che hanno amici africani, ecco, sanno che riusciamo anche a ragionare ogni tanto, se volete. Grazie professore, di questo tocco anche un po' di ironia, ecco, di autoironia, grazie professore.
Allora io mi faccio portavoce di alcune riflessioni qui nella chat. Ecco, sono le 7:23, abbiamo pochi minuti, ma insomma, qui leggo, professore, per lei. Nella Quiriniana, alcuni anni fa, ha pubblicato un'opera sulla teologia africana da parte di un vescovo congolese. Da allora, in italiano, ci sono state opere nuove di teologia africana? Questa è la prima domanda. E poi, qui mi pare che ci siano dei commenti. Elisa Maioli, personalmente sono sempre stata convinta che con il corpo avremmo potuto animare la liturgia e sentirci molto più in comunione con gli altri. Siamo troppo rigidi, freddi, guai a stare troppo vicini, toccarci. Poi, dopo il Covid, ma per carità, ci sono parroci che ancora nemmeno nominano lo scambio della pace per evitare che la gente si tocchi. Abbiamo bisogno di abbracci, di contatto, abbiamo perso di vista cosa sia il corpo, che è il tramite per stare a contatto. Questo è un commento, una riflessione. Poi sempre di Elisa, è possibile inserire questa opportunità, quindi della corporeità, dentro alla liturgia, immagino liturgia cattolica, cioè usare il corpo per stare in contatto e in comunione con gli altri? Questa è la domanda, ecco. E poi l'ultima, come si pongono le chiese in Africa rispetto alla ricerca e acquisto di risorse? Quindi sono tre domande, una più di carattere bibliografico, una sul corpo e la liturgia, e la terza, appunto, sul rapporto con le risorse, quindi di ecologia, potremmo dire. Prego, professore. Ecco, poi direi che chiudiamo qui perché non abbiamo più tempo. Grazie. Allora, per quanto riguarda la teologia africana, certo che è tutta una dinamica. Da 1956, quando è stata pubblicata Le Prêtres Noirs, Les Prêtres Noirs Saint-Eroge, cioè abbiamo visto proprio un'evoluzione delle opere teologiche, delle riflessioni. Boh, non voglio fare pubblicità della mia facoltà. Però in facoltà di missiologia, ecco, c'è una, ecco, direi una cattedra anche di teologia africana dove si insegna proprio. Quindi se la persona è interessata, forse possiamo contattarci in box per uno scambio, una condivisione dunque di libri. Ma nella mia bibliografia, il presidente ha presentato cioè Les Chantiers de la Mission en Afrique francophone. Lì, ad esempio, è un convegno che abbiamo organizzato in Burkina. Lì possiamo anche avere un aggiornamento della teologia africana e anche in vari documenti, varie riflessioni proprio che si fanno un po' dappertutto nel mondo. Quindi ce ne sono tantissime, direi. Ecco. La corporeità nella liturgia cattolica, io penso che già nella liturgia cattolica c'è l'espressione proprio fisica, attraverso, ecco, le posizioni, i movimenti, cioè il corpo è già coinvolto nella liturgia. Boh, e forse noi africani bisogna evitare di imporre anche agli altri il nostro modo di essere e di pregare. Ce ne sono che si sentono anche a loro agio, con una certa calma, senza movimenti, e boh, pregano proprio bene, senza problemi. Allora, se io in quanto africano mi sento un po' più boh, a mio agio nella preghiera, perché boh, c'è un po' più di espressione fisica e corporale, questa è una bella cosa, però dobbiamo anche boh, sapere che in altri ambiti c'è l'uso del corpo, ma direi in modo un po' più sobrio. Ecco, altrimenti nella Chiesa cattolica, cioè nella liturgia, nella messa, boh, beh, ci sono attraverso boh, il segno della pace, il fatto di sedersi, di alzarsi, cioè, ci sono proprio dei momenti in cui il corpo entra in gioco, oppure i gesti che facciamo, cioè, ce ne sono proprio tantissimi. Ecco, già nella liturgia cattolica. Ecco. Allora, per quanto riguarda le risorse, una delle
piste proprio, diciamo, degli ambiti teologici che c'entra con l'acquisto, cioè le risorse, l'economia, direi lo sviluppo umano integrale, è la teologia africana della liberazione, cioè tra la teologia dell'inculturazione, la teologia della costruzione, o c'è questa teologia della liberazione che riflette appunto sulle questioni un po' ecologiche, politiche e anche dello sviluppo umano integrale. Boh, non avrei delle bibliografie da darvi subito, però ecco, ci stiamo pensando perché questa autonomia e direi anche emancipazione economica è importantissima per l'Africa, che paradossalmente è ricchissima mentre gli africani sono poveri. Ecco, e quindi la teologia della liberazione porta avanti queste riflessioni per poter anche permettere all'africano di prendere in mano, ecco, lo sviluppo umano integrale. E ci sono proprio varie riflessioni e anche delle iniziative concrete nelle nostre diocesi e anche nelle conferenze episcopali per quanto riguarda lo sviluppo umano integrale. Grazie. Allora, siamo giunti al termine perché l'orario è giusto anche rispettarlo, per rispetto un po' di tutti, sono le 19:30 in questo preciso istante. Grazie allora, professore, innanzitutto, ripeto, per la chiarezza, per gli spunti, per la ricchezza soprattutto del suo intervento, che anch'io personalmente ho molto molto apprezzato e anche ho gioito, e qui vicino a me, Don Chrétien, si è trovato perfettamente d'accordo con quanto appunto ha sentito dalla sua lezione, ecco. Quindi la sua ricerca dottorale corrisponde in molte cose. Grazie, grazie anche a Stella per la tua bella testimonianza di un ecumenismo ghanese, africano e uno italiano con le loro caratteristiche specifiche. Grazie davvero a Stella. Ecco, ringrazio anche tutti voi che vi siete collegati, che siete fedeli a queste attività. Proposte appunto dal nostro istituto in collaborazione con la Facoltà Valdese. Grazie davvero a tutti. Io vi ricordo l'appuntamento prossimo, venerdì 10 maggio, quindi fra 8 giorni esatti, ecco, dove entreremo nel mondo dell'Asia. Diventare cristiani interreligiosamente, l'ecumenismo in Asia, dove avremo un relatore sempre professore e collega del professor Poda dell'Università Urbaniana, avremo il professor Chung Yaeo, che è un coreano, che appunto tratterà questo tema. E poi anche qui un discussant, un dottorando del Vietnam, quindi asiatico, della Pontificia Università Antonianum, e la testimonianza poi di non più di, sì, ecco, di Nori Castrissiones, che è della Chiesa Metodista di Roma. Ecco, grazie a tutti, buona serata, buona cena per chi va a cena e a presto a tutti. Grazie, a presto. Professore, è stato un piacere. Arrivederci. Ciao. Grazie. 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 Cretien, ti saluto. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Stato un vero piacere. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Grazie infinite. Buonasera. Buonasera. Ciao.